La luce c'è, sembra che il resto ci sia, bene. Buongiorno readers, io sono Jo e voi state guardando, di nuovo, Jo Reads. Salve a tutti e bentornati su questo canale che apparentemente sembra morto, ma che mi piace avere la coscienza del fatto che non lo sia veramente. Intanto vi voglio parlare delle ultime 3 o 4 letture che ho fatto negli ultimi mesi dell'anno, delle quali non ho parlato nell'ultimo wrap-up, che magari vi lascio qui sopra nelle schede, così se volete andare a recuperare le altre letture che ho fatto durante l'anno potete farlo. Una volta che vi avrò raccontato di quelle letture, vorrei fare insieme a voi una sorta di TBR che so che in verità porta molto male, quindi non so se farla, però in verità fare la TBR dei libri che più o meno vorrei leggere nei prossimi mesi mi aiuterà a raccontarvi di alcuni titoli dei quali non vi ho mai parlato. Quindi direi di non procrastinare oltre e iniziare. Allora, il primo libro che ho letto in verità verso quest'estate, però non ve ne ho parlato nell'ultimo wrap-up, è Le notti bianche di Dostoevsky. Vi lascio qui la copertina perché l'ho letto in ebook. È stato il mio primo Dostoevsky, devo dire che credo sia un libro abbastanza anomalo confronto al resto della sua produzione, per quel che ne so. Devo dire che sicuramente mi ha colpito lo stile, mi ha colpito il modo molto evocativo di raccontare i suoi personaggi. Quello che ho capito di Dostoevsky da questo libro è che lui è stato in grado di farmi percepire molto vicini i due personaggi principali di questa storia senza aver mai bisogno di mettersi a fare la pappardella descrittiva, quindi dire personaggio 1, capelli castani, un corpo esile, un comportamento sospetto, giusto per intenderci, ma semplicemente tramite le loro parole è riuscito a descriverli, a renderli tangibili. Sicuramente un'ottima esperienza di lettura, ma non mi aspettavo niente di meno. Sarei stata estremamente arrabbiata se la mia prima esperienza con Dostoevsky fosse stata negativa. Quindi sono contenta. Penso che leggerò altro dell'autore. Questo di solito è consigliato come primo libro per approcciarsi, quindi ho seguito un consiglio che ora non mi ricordo dove l'ho sentito, ma qui online da qualche parte. E quindi vi chiedo se voi avete qualche consiglio invece da darmi su un secondo libro che può seguire la mia esperienza con Dostoevsky. Il secondo libro di cui voglio parlare invece è un libro che avrete già visto ovunque online, quindi ve ne parlo molto velocemente, almeno della trama, e si tratta di Nevernight, mai dimenticare, di J. Christoph. Allora, questo è il primo libro di una trilogia. Io sto attualmente leggendo il secondo. Si parla di Nevernight, i grandi giochi, sempre di J. Christoph. Ho letto circa un centinaio di pagine su 500. Allora, di che cosa stiamo parlando? Seguiamo le avventure della nostra protagonista, mia avventure, oserei dire più disavventure, che da molto giovane ha subito un grande torto, cioè ha visto uccidere suo padre e allontanare sua madre e suo fratello da lei, anzi ha anche rischiato di essere uccisa a sua volta, ma è riuscita a scappare. Per tutta la vita ha perseguito l'obiettivo di vendicarsi sui 3 uomini che hanno portato all'impiccagione di suo padre e alla reclusione di sua mamma e suo fratello in una prigione. Allora, questo libro ha fatto veramente il boom sul web, nel senso che era tanto aspettato, era già chiacchierato quando ancora non era edito in Italia, ma era edito solo in inglese. Molti miei colleghi booktuber l'hanno letto, l'hanno amato quasi tutti, che io ricordi, e in Italia Oscar Volta l'ha portato in Italia in questa veste assolutamente meravigliosa. Io per una volta credo di preferire l'edizione italiana a tutte le edizioni straniere che ho visto, quindi sono molto 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 contenta di ciò. Allora, che cosa devo dire? Sicuramente è un buon fantasy, ben strutturato, su questo mi trovo molto d'accordo con le recensioni di altri miei colleghi. Devo dire che su di me non ha avuto forse quell'impatto sconvolgente che ha avuto su altre persone. Forse per l'hype che è girata intorno a questo libro, ovvero tutta quella tensione, tutta quella parlarne, discuterne. Io, ancora prima di leggerlo, se devo dire la verità, avevo un po' il vomito di questo libro. Poi mi è capitato di essere invitata all'evento in cui avrò incontrato J. Christoph e quindi ho deciso di leggerlo. Come vi dicevo, sicuramente un bel fantasy, ben costruito. La cosa che mi è piaciuta di più sicuramente è il setting, quindi il mondo che è stato scelto, che ci riporta un po' all'epoca romana con altre commistioni. Quindi c'è qualcosa di mitologia egizia, c'è qualcosa di mitologia greca, ma diciamo che la principale.
il mondo principale che annusiamo è quello romano, sia a livello proprio di luoghi tattili di città, sia a livello di struttura politica. Per quanto riguarda la vicenda della protagonista e la sua caratterizzazione, forse influenzata troppo dalla cultura pop del nostro secolo, io ci ho rivisto molto l'Arya Stark che mi sarebbe piaciuto vedere nella serie del Trono di Spade, che purtroppo è andata un po' perdendosi, e per me Mia Corvée non è un altro che un'Arya Stark, sicuramente con una vicenda leggermente diversa, con una vicenda costruita meglio, però niente di così sorprendente, ecco, se devo dire la verità. Detto questo, il libro mi ha intrattenuto molto, la nostra protagonista fondamentalmente, senza spoiler, si ritrova a voler entrare in questa scuola che formerà assassini per, appunto, come vi dicevo prima, vendicare il torto che è stato fatto alla sua famiglia e soprattutto vendicare suo padre. Anche lei ha una lista di 3 persone da uccidere, anche in questo ho visto ricalcato molto Arya Stark. E il libro intrattiene, la struttura onestamente è una commistione sicuramente ben fatta, però comunque una commistione di tanti altri fantasy che conosciamo. È un libro che sicuramente non ha paura di esporsi, non è un libro per giovani adulti, perché affronta dei temi abbastanza maturi che forse un pubblico più giovane possono dare anche fastidio. Penso al linguaggio un po' volgare, ai temi sessuali abbastanza espliciti. A me non ha dato alcun fastidio, però mi rendo conto che magari è una nozione da dare, perché potrebbe dar fastidio ad alcune persone. Però ecco, è sicuramente un fantasy ben fatto. Detto questo, mi aspetto nei prossimi capitoli di essere colpita di più, perché questo libro è stato bello, ma non mi ha colpita particolarmente. A differenza di altri miei colleghi, non mi ha legata alle pagine per sapere anche come proseguiranno i prossimi capitoli. Ci ho rivisto anche molto di Hunger Games, un libro che tutti abbiamo amato, tutti conosciamo, ci ho visto qualcosa della Bussola d'Oro, insomma, non è una scopiazzatura, ecco, non voglio che passi questo concetto, ma sicuramente non è nulla di esageratamente nuovo negli aspetti principali, tranne appunto il setting, che invece io ho trovato molto piacevole, molto bello. Spero che questa base si evolva, perché sicuramente ha molte potenzialità. Se devo fare un ultimo appunto su questo libro, una cosa che proprio non mi è piaciuta è il fatto che, per raccontare un po' il mondo, l'aspetto sociale, l'aspetto politico, l'aspetto religioso appunto di questo mondo, l'autore si appoggia alle note a piè pagina. E questo onestamente l'ho trovato un po' lazy da parte di J. Christophe. Avrei preferito che, invece che farmi una nota per spiegarmi chi è il dio A, chi sono le sue figlie, sua moglie e appunto la backstory dal punto di vista religioso del dio del nostro mondo, del dio venerato in questo mondo, avrei preferito che trovasse un espediente narrativo, che fosse un dialogo, che fosse un personaggio che racconta e spiega per raccontarmi queste cose. Secondo me buttarla lì nelle note, oltre a rendere molto fastidiosa la lettura, perché dare una nozione delle note vuol dire interrompere il punto di dialogo, il punto di descrizione a cui sei arrivata, andarti a leggere la nota, che è tutta un'altra cosa, anche in un altro stile, e poi ritornare a quello che stavi dicendo, ed è un'interruzione continua, anche perché ci sono veramente tantissime note. Questo non mi è piaciuto, appunto, l'ho trovato molto lazy. So che sono tante cose, so che hai costruito un mondo complesso, però visto che hai voluto farlo, Jay, prenditi le responsabilità e scrivimele nel testo queste cose, perché mi rende più partecipe. Inoltre, trovo che abbia messo tante note sicuramente utili ai fini della trama, ma tante note inutili, che sono forse solo un esercizio narrativo, un voler far vedere di essere simpatico, e ok, ci sta, però mettendone così tante il lettore non percepisce cosa è essenziale, cose no, da quelle note, e si stanca, si stufa, le legge secondo me con leggerezza, senza prestare attenzione, poi magari gli mancano dei punti cardine per la trama. Ecco, questi sono i miei appunti su Mai dimenticare, che è il primo libro della trilogia degli Accadimenti di Luminotte. Come vi dicevo, sto attualmente leggendo il secondo, anche se devo dire che non sono... ecco qui il secondo, non sono esageratamente presa, quindi lo sto leggendo molto lentamente. La storia, fino a dove sono arrivata ora, mi piace, anche sempre un po' l'espediente narrativo che usa J. Christophe di lavorare su due linee temporali, questo onestamente mi piace, lo trovo abbastanza innovativo, e vedremo.
Allora, un altro libro che ho letto appena finiti i grandi giochi è stato I cieli di Sandra Newman. Da questo libro mi aspettavo veramente molto, anche perché la trama era, guardate, l'edizione è molto bella di Pontelle Grazie e Luccica. Cosa c'entra? Niente, però diciamolo perché a volte i libri sono fatti veramente bene, qui il progetto grafico mi piace molto. Anche qui mi ha ispirato la lettura a questo libro perché sembrava un libro da leggere su tanti livelli narrativi. E questa è una cosa che mi intriga sempre molto nei libri che vado a selezionare per la lettura. C'era una storia d'amore, c'è la nostra protagonista, io ovviamente a distanza di mesi mi pare si chiami Kate, ma non vorrei dire, si chiama Kate, sì, e lui si chiama Ben, erano due nomi facili, potevo ricordarmeli. Insomma, la trama prometteva di seguire la storia di Kate e Ben, del loro innamoramento, e affrontare anche una difficoltà nella loro relazione, ovvero il fatto che Kate ogni notte si ritrovasse nella Londra nel 1953, l'aggravante che ogni volta che Kate in sogno prende una decisione, quando al suo risveglio il futuro è completamente cambiato e quasi sempre in peggio. Se mi conoscete un po', se seguite questo canale da un po', o forse questo profilo Instagram, perché forse metterò questo video su IGTV, vedremo un po' come va, però sapete che è sicuramente qualcosa che mi incuriosisce molto. Mi piace sempre quando leggo una storia che ha qualcosa di straordinario, che mi tenga sempre sul filo del rasoio. Purtroppo questo libro per me non è stata una grande esperienza. È cominciato sicuramente bene, ma tutti gli aspetti che mi intrigavano sono passati molto in sordina e per tutto il libro mi chiedevo: ma qual è il punto? Cioè, che cosa mi vuoi raccontare? Toccano tanti punti, ma nessuno viene sviluppato bene e il libro quindi risulta inaccessibile, poco interessante. I personaggi credo si erano caratterizzati veramente molto male, sono comunque pochi perché ci saranno in tutto 10 personaggi in tutto il libro che ruotano intorno al mondo di Kate e Ben e io non ho trovato nessuno caratterizzato bene, ma neanche i due stessi protagonisti. Si fa veramente fatica a entrare in empatia con loro perché le loro scelte non sono credibili, non sono razionali, sono fuori controllo. E se per Kate posso, diciamo, perdonare questo fatto, visto che a quanto pare si vuole buttarla sulla salute mentale di Kate, tutta la storia del suo sognare, trovarsi nel 1600, per Ben questa cosa non si dovrebbe applicare a questo punto. Quindi no, non mi è piaciuto questo fatto. Le parti che riguardano tra l'altro il passato, quindi i sogni di Kate, anche lì sono un po' pointless, che è un po' come io ho trovato tutto il romanzo. Cioè, sono vari spezzoni, secondo me anche veramente poco curati dal punto di vista storiografico, anche dal punto di vista linguistico, perché i dialoghi sono, non sono dialoghi del 600, non sono temi che credo nel 600 verrebbero trattati in una conversazione a tavola. E non, quindi non è stato credibile, cioè io non ho creduto che Kate si trovasse nel 600 in quel momento. Se non ero attenta e non mi accorgevo del cambio temporale, del fatto che lei stesse sognando, potevo benissimo pensare fosse un dialogo della Kate degli anni 2000 e questo non va bene, non va bene. Inoltre ho trovato l'espediente di inserire il personaggio di William Shakespeare nel 600. No. No, 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 basta, lasciatelo stare, William, lasciatelo stare, non inseritelo in ogni romanzo storico per forza. Nella Londra del 600 non c'era solo lui, c'erano sicuramente tantissime altre persone che si potevano incontrare, non c'era solo William Shakespeare che camminava tutto il giorno per strada. No, infatti quando ho letto questo nome non mi è proprio caduto ancora di più il romanzo, quindi I cieli non mi è piaciuto, non posso consigliarlo. Secondo me era una buona idea sfociata in ci mettiamo troppo, quindi troppa carne al fuoco, che l'autrice non è stata in grado di gestire nel modo più nel modo migliore, insomma, no, no, un vero flop per quanto mi riguarda. Una delle ultime letture dell'anno, anzi no, l'ultima lettura dell'anno è stata Kill Creek di Scott Thomas. Questo è un romanzo horror che mi ha mandato Rizzoli. Quando ho visto la newsletter, io ho pensato che fosse proprio il romanzo idoneo alla mia persona da leggere sotto il periodo di Natale perché non ci facciamo mancare mai nulla. No, scherzi a parte, io come sapete sono una grande fan dei libri dell'orrore, dei film dell'orrore, dei saggi sui libri e film dell'orrore e quindi quando è uscito questo nuovo capitolo, questo nuovo libro, ho pensato di dargli una lettura. Kill Creek mi è piaciuto, è un libro sicuramente unico nel suo genere, ora vi racconto la trama. Noi seguiamo la storia di quattro scrittori che vengono attirati
con la scusa di un'intervista a passare la notte di Halloween in una delle case più infestate d'America, ovvero Kill Creek. Quindi il primo capitolo ci racconta proprio la storia di Kill Creek e poi noi seguiamo la storia dei nostri protagonisti. Ora, il libro mi è comunque piaciuto, mi ha intrattenuta molto e mi ha tolto anche da un gran blocco del lettore. Se devo dare un giudizio sullo svolgimento della trama, per una persona come me, abituata al genere horror, a vedere tanti film, tutti, i film horror, non c'è niente che mi abbia particolarmente stupito. È un compitino fatto bene, è un libro horror scritto totalmente nel canone, senza nessuna sorpresa, con un arco narrativo che segue quello che è il genere horror, quindi una normalità iniziale, ogni personaggio che viene trattato, che ha qualche problema con il passato, qualche trauma del suo passato da affrontare, viene portato in una casa maledetta che risveglia in esso questi traumi. E ogni protagonista si chiede se sia un suo problema per il passato che ha avuto o se sia effettivamente la casa che sia, che è, mi sono persa nei tempi verbali, comunque posseduta. Non vi racconto nient'altro, la cosa che mi è piaciuta sicuramente di Kill Creek, oltre come vi ho detto l'arco narrativo è canone del genere horror, quindi nessuna sorpresa né nel finale né all'inizio, io avevo più o meno già previsto tutto. E quello che mi è piaciuto è che Kill Creek è un libro sull'horror che elogia il genere, che ha tanti riferimenti ai grandi pilastri del genere horror, i film e i libri, anche perché il nostro protagonista principale, che si chiama Sam, ma andremo a controllare. Si chiama Sam, sì! Il nostro protagonista principale, che si chiama Sam, oltre ad essere uno scrittore, è un professore che insegna appunto narrativa horror, più o meno sì, all'università. Quindi quando leggiamo delle sue lezioni, almeno a me ha fatto molto piacere rivedere tutti i personaggi, tutte le storie alle quali comunque sono affezionata. È descritto bene, secondo me vuole molto toccare i temi di Laus. Mi piace molto il fatto che la casa sia protagonista e soprattutto mi piace che tutto quello che succede, la pantomima dell'orrore, copra anche un tema molto importante che è quello della dimenticanza, perché i nostri scrittori decidono di partecipare a questa intervista di gruppo in una casa spettrale, perché l'intervista andrà in live streaming su un canale molto famoso e loro in quel determinato momento della loro carriera sentono che i loro libri stanno diventando dimenticati dal grande pubblico. Stanno avanti a registrarsi. E hanno terrore di essere dimenticati, quindi decidono di partecipare per dare un nuovo boost alla loro carriera. E d'altro canto anche diciamo, la loro controparte, che è la casa, ha paura di essere dimenticata. Si fa forza, come ogni grande leggenda, come ogni grande storia, si fa forza delle persone che continuano a parlare di lei. E l'ho ritrovato molto attuale, anche se pensiamo al tema delle fake news, perché tutto il tempo noi ci chiediamo: ma questa casa è veramente posseduta o è una fake news? Cioè ci sono persone che hanno voluto credere che la casa fosse posseduta e quindi l'hanno resa tale. Questo tema è molto interessante e è svolto molto bene, è chiaro, quindi devo dire che a Kill Creek ho dato 4 stelline su 5, degli altri non l'ho detto, vabbè. Comunque lettura consigliata agli amanti del genere, io non mi sono spaventata perché io sono molto abituata a questi temi, sicuramente se fosse un film sarebbe molto più spaventoso, però non posso fare a meno di consigliarvelo. L'ultimo libro di cui volevo parlare sarà molto breve, è stata una lettura che in verità ho fatto già nel 2020, però visto che questo canale non è più cronologicamente definito come lo era gli anni scorsi, la facciamo passare in questo video. E si tratta del libro di Marco Rossari, edito da Italo Svevo, che si chiama Piccolo Dizionario delle Malattie Letterarie. Ed è effettivamente che cos'è un piccolo dizionario delle malattie letterarie, credo che il titolo non potrebbe descriverlo in modo migliore. Ci sono varie definizioni di termini editoriali o letterari trattate come se il voler scrivere l'amore per la letteratura fosse una malattia. Io ne ho segnate alcune delle mie preferite, magari ve ne leggo qualcuna. Ad esempio, Avanguardia è definita come morbo novecentesco che ha diseducato i pazienti allo stile e alla preparazione. Esempio, è avanguardistico? No. È che non sa scrivere. Camilleri, sindrome di ipertrofia gergale determinata da dialetto. Può essere causa di illeggibilità o di straordinario successo editoriale.
E per me che lavoro comunque nel mondo editoriale è stata una lettura divertente. E questo è edito da Italo Svevo Edizioni, è stato un omaggio che ho ricevuto dall'autore e sono contenta di averlo letto, un libricino di 60 pagine, però è molto carino secondo me appunto per gli amanti dell'editoria del mondo editoriale. Però mi rendo conto che nonostante avessi da parlare di tre cavolo di libri in croce, come sempre ho parlato troppo, quindi direi di chiudere questo video qui e ne registrerò subito di seguito un altro, così magari per 2 settimane avrete dei video. Noi non ci arrenderemo mai. Niente, fatemi sapere se vi ho incuriosito con qualcuno dei libri di cui vi ho parlato, se l'avete letto, la pensate diversamente da me. Sapete che a me fa molto piacere discutere con voi nei commenti, e sia quando abbiamo opinioni simili, sia quando abbiamo opinioni differenti, io rispondo sempre a tutti, quindi se mi lasciate un commento magari arrivo dopo un po', ma arrivo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto piacere anche per qualche minuto, che poi non lo so perché ho parlato tantissimo, però per qualche minuto stare ancora insieme. Vi mando un enorme bacio, non mi ricordo che cosa dicevo, assicuratevi, dicevo, di iscrivervi. Ah no, che allora. Qui vi lascio alcuni miei video. Se volete restare ancora in mia compagnia, giù trovate tutti i miei social. Se volete seguirmi anche fuori da YouTube, se vogliamo restare più in contatto. E se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Non mi ricordo cosa dicevo, ma secondo me basta così. Ciao! Ah, ci vediamo alla prossima! Ciao!